TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Furto con spaccata al ristorante Amelia Romana a Mestre. Stando alle prime ricostruzioni, ignoti malviventi, nonostante l'antifurto e le telecamere di sorveglianza, avrebbero forzato una porta sul retro del locale e si sarebbero nascosti in soffitta aspettando che la vigilanza privata si allontanasse. Dopodiché avrebbero sfondato il soffitto per poi calarsi all'interno del ristorante allo scopo di fare razzia di bottiglie di superalcolici, oltre ad asportare il fondo cassa. È successo alle 3:15 circa. Sul posto è poi giunto una volante del 113 per effettuare i rilievi del caso, prelevando anche le immagini della videocamera di sorveglianza per ricostruire quanto avvenuto. Per il ristorante, che si trova ai piedi del ponte di Via Giustizia, è l'ennesimo episodio, come riportato dalla stampa locale. Cambiamo decisamente argomento. È di poco fa la notizia che Horizon, An American Saga, capitolo 2D e con Kevin Costner, sarà presentato in prima mondiale fuori concorso sabato 7 settembre 2024, completando il programma dell'81esima Mostra del Cinema di Venezia. È una cronaca articolata della guerra civile e della colonizzazione dell'Ovest americano. Kevin Costner stesso ha dichiarato: "Il mio sogno era quello di presentarlo alla Mostra del Cinema di Venezia. Il fatto che ora al Lido saranno proiettati prima il capitolo 1 e poi la prima mondiale del capitolo 2 dimostra non solo il modo in cui i due film si legano, ma anche il sostegno alla visione di un regista. Sono in debito con Alberto Barbera per il coraggio che ha dimostrato nell'impegnarsi in questo lungo viaggio, in questo viaggio cinematografico. Con gratitudine ed emozione torno alla mostra. Lunga vita ai film e a chi li vuole sostenere." Torniamo alla cronaca. Quest'estate una pattuglia a cavallo dei carabinieri forestali farà vigilanza ambientale nell'oasi naturale di Valle Vecchia di Brussa. Le strutture di Veneto Agricoltura, presenti nella medesima oasi con l'azienda sperimentale di agricoltura conservativa e sede del centro genetico di Intermizoo, assicurano il supporto logistico alle cavalcature e garantiranno ospitalità ai cavalieri, custodia e accudimento ai cavalli dell'arma, in un'area che, per valori naturalistici, costituisce un unicum nel territorio lagunare. Ci spostiamo a Chioggia, dove sono in corso le ultime fasi dei lavori di restauro del ponte Caneva lungo Canal Vena. Giovedì 1 agosto il ponte verrà riaperto al passaggio dei pedoni, solo nella parte centrale per permettere di portare a termine alcune lavorazioni residuali sui parapetti. L'intervento è iniziato a marzo di quest'anno ed ora è in fase di completamento la pavimentazione realizzata con lastre di trachite. Non si è trattato di interventi solamente estetici, ma soprattutto strutturali, che hanno consolidato la struttura portante del ponte medesimo. I lavori di restauro dei parapetti e il rifacimento dei gradini, nonché il recupero delle cordonate di marmo, restituiranno il ponte con una nuova veste che contribuirà a valorizzare ancora di più la riva vena. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.